Manuel Nocciolini, benvenuto a Grosseto. Intanto, prima di parlare un po' della tua carriera, vorrei chiederti le prime impressioni che hai avuto su questa città che conosci davvero da poche ore, insomma. Guarda, secondo me ci sono tutti i presupposti per raggiungere l'obiettivo prefissato. Insomma, sono qua da ieri pomeriggio, sono andato a vedere il centro sportivo che è bellissimo, insomma, sono andato allo stadio, ho già conosciuto i ragazzi, tutta la dirigenza e tutto. Quindi so che magari non è una situazione facile, però insomma i presupposti ci sono. Ecco, senti, tu arrivi tra l'altro dal campionato di Serie C, nel girone C, un'esperienza con il Monopoli, hai già giocato alcune partite del girone di andata. Che cosa ti ha convinto ad arrivare in una piazza bella, magari entusiasmante, ma in questo momento è un po' in difficoltà come è quella di Grosseto, Manuel? La cosa che mi ha convinto è, diciamo, il ritrovare me stesso, perché dopo comunque un anno e mezzo barra due di comunque prestazioni annate non proprio positive per me, avevo bisogno di una sfida del genere, avevo bisogno di una società e di un gruppo di persone che credesse in me. E insomma, da parte del Grosseto c'era questa disponibilità, quindi io ho accettato subito la cosa, perché, come ho detto prima, ho bisogno di ritrovare me stesso, di ritrovare la fiducia, e qui a Grosseto sicuramente potrò ritrovarla. Credo che si accetti anche, poi me lo confermerai, perché si è convinti che questa squadra, alla fine, nonostante la posizione di classifica, ce la possa fare, ovviamente. Ma guarda, io prima di venire qua avevo già parlato con dei ragazzi che conoscevo qui del Grosseto e che mi hanno detto, insomma, il girone di andata, ci sono state tante partite, magari hanno giocato bene, però sono stati un po' sfortunati. E quindi, come ho detto, io mi sono allenato oggi, quindi magari è un pochettino presto, però una squadra, insomma, giovane, con ragazzi che hanno voglia di fare, di mettersi in mostra, di fare bene, quindi quella è la prima cosa. Poi ovviamente sappiamo della classifica e che dobbiamo metterci tutto l'impegno per raggiungere l'obiettivo. Senti, tra l'altro, oltre alla grande attesa per gli arrivi nuovi che saranno chiamati a rinforzare il Grosseto, vi attende un mese che è, devo dire, impegnativo al massimo. Da domenica prossima sino, mi pare, al 27 di febbraio, senza soluzioni di continuità, il Grosseto avrà modo, e quindi voi naturalmente, di dimostrare tutto il vostro valore, perché ci sarà praticamente, come dire, ci saranno partite a getto continuo, no? Credo che vi stiate preparando anche per quello, Manuel. Certo, è fondamentale che comunque, col fatto che hanno rimandato il campionato di 2 settimane, quindi adesso giochiamo senza sosta praticamente, e soprattutto abbiamo tante partite con scontri diretti molto importanti e fondamentali, quindi dobbiamo essere bravi a gestire bene le energie, le forze, e fare più punti possibili e rialzarci un po' in classifica. Le tue car-